Oggi, in questa giornata mondiale di occupazione contro la politica della finanza, contro quelli che precarizzano il lavoro, gli studenti di Trento, i precari, i giovani, sono qua a portare la solidarietà a voi lavoratori della Whirlpool, colpiti due volte, prima sul posto di lavoro, poi nella vostra dignità. Questa azienda che ha preso 40 milioni si è impegnata con la provincia a mantenere l'occupazione e dopo aver preso per i fondelli l'assessore Olivi e il vescovo Bressan dicendo che questa è una fabbrica modello, ci presenta il conto, 100 lavoratori gettati sulla strada, un'azienda che utilizza l'occupazione come ricatto nei confronti dei lavoratori, sugli orari di lavoro, sulle loro condizioni, sui ritmi. Oggi noi chiediamo di fare una lotta unica, assieme, di lottare assieme, di protestare, di dire che non siamo d'accordo con quanti usano la finanza, il debito pubblico, per cancellare i diritti, per togliere l'articolo 18, per precarizzare la scuola, per rendere l'università un'azienda, dove tutto viene deciso dai manager, dove il lavoratore, i cittadini, non hanno diritto di parola. Questo oggi siamo qua, proprio per dire che vogliamo unificare, che siamo con voi, una solidarietà vera, anche una solidarietà fisica. Dobbiamo lottare, opporci ai licenziamenti, alla precarizzazione del lavoro, al fatto che un giovane su tre oggi è disoccupato. Noi siamo qua anche per dire che non siamo d'accordo con quanti propongono di allungare l'età pensionabile con la scusa di dare lavoro ai giovani. Se allungano l'età pensionabile, se portano le pensioni a 67, a 70 anni, quale prospettiva c'è per i nostri figli, per i giovani? Nessuna. Oggi il governo, le grandi potenze finanziarie, la BCE, anche Monti, ci sta prendendo per i fondelli, sta utilizzando la crisi per garantire la speculazione, quelli che hanno investito nei nostri bot, quelli che hanno scommesso sul fallimento. Ecco, oggi noi diciamo che gli investimenti devono essere fatti sul lavoro, le risorse non possono essere prese dai diritti dei lavoratori, da quanti pagano le tasse, ma dobbiamo andare a prendere dalle spese militari, dobbiamo andare a prendere dai grandi patrimoni, dobbiamo prendere risorse dall'evasione fiscale, e le aziende non possono continuare a ricattare i lavoratori che stanno lavorando e i giovani che stanno chiedendo lavoro. Chiediamo a Dell'AI, chiediamo all'assessore Olivi di farsi sentire, di chiedere alla Whirlpool il ritiro dei licenziamenti, di individuare strade diverse, di far fare nuovi prodotti, di creare un'industria diversa da quella di rapina e di speculazione che hanno portato in questi anni. Noi chiediamo una politica diversa anche rispetto al sociale, noi chiediamo un reddito di garanzia per i giovani, per togliere dal ricatto tra un lavoro precario mal pagato e la disoccupazione. Oggi siamo qua e vi ringraziamo della vostra presenza, perché pensiamo che è possibile costruire un'iniziativa assieme. Oggi noi ci troviamo alle 5 davanti all'università in Via Verdi, proprio per discutere di questi problemi, discutere i problemi del nostro lavoro, del vostro futuro, del futuro dei nostri figli, dei giovani, della nostra precarietà, del fatto che oggi sempre di più un giovane è laureato, ma l'unica occasione di lavoro che gli viene offerta è quello di fare la donna delle pulizie, di lavorare a 4 euro all'ora, di essere ricattato giorno dopo giorno. Ecco, contro questa cosa noi oggi organizziamo un'assemblea, chiediamo che anche voi usate un po' del vostro tempo per venire a discutere a tutti assieme, fra giovani, precari, disoccupati, studenti, lavoratori, come possiamo organizzare una lotta contro queste aziende di rapina che oggi ci sfruttano e domani ci licenziano.